chiudere questa la litigation society, sostanzialmente, diceva Massimiliano Sieni, il conflitto come regolatore. Sentiamo il giurista. Dunque, provo a disegnare brevemente l'utilità delle authorities in un settore particolarmente, diciamo così, strategico. Le authorities nascono tutte perché il contratto non ce la faceva più. In buona sostanza, la centralità del codice civile, i rimedi negoziali, che sono quelli di cui stiamo anche parlando, non riuscivano ad aggredire una serie di abusi, di comportamenti decettivi, di, chiamiamole, slealtà, scorrettezze che la parte forte perpetrava nei confronti della parte debole. Tutto il tema, la concorrenza da sola riesce a tutelare il consumatore, a un certo punto ha fatto flop nella giurisprudenza anche italiana. Nascono dunque le authorities, l'antitrust, l'Agicom, il garante per la protezione dei dati personali. Cioè nascono proprio per andare a riempire quella zona franca dove il negozio giuridico non riusciva ad offrire strumenti di tutela. E dunque sgomberiamo subito il campo da un equivoco, e cioè che le authorities rifacciano sostanzialmente il verso alle autorità giudiziarie ordinarie. Non stiamo dentro i diritti soggettivi, i sacri diritti, il sistema delle tutele con l'autorità pubblica che in nome della legge somministra una decisione, una sentenza. Siamo dentro, potremmo dire, l'etica dei comportamenti, e cioè quando l'etica viene giuridificata, e viene giuridificata perché il mercato non può farne a meno, altrimenti, ce l'ha detto bene Colangelo, si inserisce l'antitrust, ma l'antitrust si inserisce perché sono crollati gli altri presidi, cioè se si utilizza la legge antitrust per far sì che l'utente governi i suoi dati, questa è la soluzione tedesca, significa che è mancato il presidio primario del controllo sui dati, che prescinde dal mercato ma è composto di un dato personale che è assolutamente riferibile all'individuo. Allora tutto il tema, potremmo dire anche di una certa frustrazione delle associazioni dei consumatori, è legato all'idea che non occorra procedimentalizzare eccessivamente la tutela, ma bisogna un po' rifarsi proprio al tema, potremmo dire, sì, con un sano paternalismo di authorities che a un certo punto si rendono conto di quelli sono le distorsioni del mercato e attraverso queste distorsioni vanno invece a tutelare un interesse piccolo. Gli illeciti bagatellari portavano l'incuria del soggetto defraudato perché costava troppo. Io segnalo un profilo che corre come in questo possono fare tanto, e che è l'insidia della automazione del diritto, e cioè ormai l'automazione sta sostituendo nelle grandi società, nelle grandi multinazionali del web, la forza lavoro. Bisogna fare una riflessione che va al di là del dato semplicistico, che ci dispiace a tutti, che le persone non possano sviluppare appieno la loro dignità e soprattutto la fonte di reddito lavorando. C'è un tema che è legato strettamente al legame tra il fruitore e l'azienda. Fin tanto che non si sarà creato il consumatore cyborg, necessariamente occorrerà una mediazione fra l'offerta automatizzata e l'interesse del consumatore. Non ne usciamo, o arriveremo in una epoca postmoderna, nel pieno del transumanesimo, ad avere, non è detto che non ci si arrivi, non è detto che non ci si arrivi, ad avere dei consumatori che ormai sono fatti pezzi di metallo e un po' intelligenza biologica e un pezzo artificiale, oppure, se come tutti noi immagino speriamo, continui l'umanità a abitare questa terra, ci sarà sempre bisogno della mediazione di un altro essere umano, perché non si può pensare che sia il consumatore a doversi formare lui e diventare l'esperto, perché si va
a incidere sulla percezione di chi è il consumatore. Il consumatore non gli è chiesto di andare sui banchi di scuola per diventare il grande esperto di come leggere un contratto fatto dal device. C'è la necessità che questo lavoro lo faccia un ente di mediazione, e lo farà con quel sano paternalismo, non può farne a meno, perché vuole bene al consumatore. Alla fine il paternalismo significa essere padre di qualcuno a cui si vuole bene. Quando noi scomodiamo nel diritto civile la figura del buon padre di famiglia, no? Si dice la diligenza del buon padre di famiglia. Che significa? Che tu adotti un grado di diligenza che non è quello che adotteresti perché cosa altrui, allora lo fai in maniera un po' stiracchiato, ma lo adotti con un livello molto rigoroso, perché è la diligenza che tu utilizzeresti nei confronti di tuo figlio, della cosa più cara al mondo. E quindi c'è un'accezione molto positiva nel ruolo dei Coromcom e delle Agicom. Allora, ragioniamo fino in fondo sull'idea che anche uno degli gradi di maggiore insoddisfazione è che a un certo punto ci si ritrovano dei costi aggiuntivi non voluti, eccetera. Ed è anche legato all'idea che poi uno non subito riesce ad avere una risposta da un soggetto in carne e ossa. Mi sembra che in qualche modo anche l'associazione dei consumatori facesse sorrivo. Cominciamo a ragionare che questo è un costo sociale, giuridico, a carico delle imprese. Non possiamo fare a meno di fare questa riflessione, perché altrimenti si creeranno, anche a livello in qualche modo macropolitico, delle zone di invidia sociale. Vado oltre il tema giuridico. L'invidia sociale è quando a un certo punto uno si vede defraudato per piccole cose e vede qualcun altro che invece si arricchisce in maniera smisurata di tutte queste piccole frodi. Non tiene più il sistema. C'è la ribellione, c'è la rivoluzione, c'è un voto populista. Questa è una filiera che si regge. Non è casuale quello che sta succedendo nel resto del mondo. Allora, o ci si rende conto che la vera tutela è quella di prevenire i comportamenti abusivi, distorti, che portano a questo punto a creare questa freddezza nei confronti delle aziende, oppure, se lo si risolve semplicemente nel chiamo un po' formalistico negoziale, si va a recuperare quella vecchia centralità del civil, della giurisprudenza che cercava di tutelare l'interesse dentro un contratto che poi è fallito inesorabilmente negli anni 90 con l'avvento dell'autorities. Allora, mi sembra molto interessante che sia soprattutto un'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di conseguenza i Corecom, che non hanno soltanto una mission economicistica, non hanno una mission, potremmo dire, come l'antitrust, che invece l'antitrust sta tutta dentro il mercato. Voi nascete dal vecchio garante per l'editoria, che invece tutela il pluralismo. Ma il pluralismo non è solo la par condicio televisiva, ma il pluralismo delle idee, la circolazione delle informazioni, il fatto che dentro quel big data mi riconoscono il mio comportamento economico, ma inevitabilmente stanno tracciando anche il mio comportamento culturale e politico, perché dai consumi si potrebbe anche capire per quale partito voto. E allora solo questo tipo di authorities, che ha la doppia competenza legata alla mission proprio personalistica, il tema della persona, e quella economica, riesce a questo punto ad andare a scandagliare con quel sano paternalismo cosa è il bene, in qualche modo, consumatore, utente, risparmiatore, direi cittadino, parola che si è un po' persa per strada. Allora, più che di asimmetrie, perché asimmetrie sembra quasi che a un certo punto, se tutto è simmetrico, abbiamo due soggetti in bilanciamento. No, non è un tema legato semplicemente al deficit di informazione, è stato detto molto bene anche dalla stessa ricerca. La mediazione di far comprendere qual è l'informazione corretta non deve essere lasciata all'utente consumatore. Anche quando si parla di formazione, ottime ovviamente le campagne, ci mancherebbe altro, però pensiamo anche alla formazione, potremmo dire, dei formatori, cioè degli operatori. È più utile avere un call center dove chi risponde conosce perfettamente e adeguatamente formata la casistica, anziché avere
magari alcune migliaia di consumatori esperti, quanto tanto sarà sempre gioco forza che ne avremo decine o centinaia di migliaia che non lo saranno tale. Allora lavoriamo su quest'altro profilo, che la formazione deve essere soprattutto degli operatori e tutto l'apparato di protezione, e non dare questo fardello troppo pesante sulle spalle del consumatore. Il consumatore non deve essere informato più di tanto, altrimenti non è più consumatore, diventa anche lui appunto la controparte negoziale avvezza alla clausola. Facciamo morire l'oggetto per il quale sono nato le authorities. Nascono proprio per questo, per sostituirsi. Vi ricordate la pubblicità ingannevole, le pratiche commerciali scorrette, la pubblicità superlativa, subliminale e via via tutto il percorso, livelli di decettività che hanno portato a intaccare i comportamenti, non soltanto il messaggio. Tutte le pratiche commerciali ormai escono, no, dal paradigma del testo scritto. Ecco, questo legato a dei comportamenti che occorre in qualche modo ricominciare a tracciare. Quindi forse non è stato adeguatamente un discorso giuridico, più di sistema, in un'ottica anche di poteri normativi in capo ai soggetti dell'ordinamento. Mi interrompo un attimo perché stiamo dando una chiave seminaria. Il professor Vicita, da economista, dice: la tutela del consumatore viene da sé se c'è concorrenza. Quindi lui sposta il titolo scelto dal Corvo, ma a questo punto è come dire trovare l'equilibrio fra tutela e libertà d'impresa. Quindi la concorrenza, diciamo, il professor Vicita dice: ma guarda, viene da sé, se tu, per me la tutela del consumatore è un secondo livello che dal punto di vista giuridico, la riporto un po', questo tipo di impostazione, diciamo, trova, come dire, un ragionevole motivo di condivisione dal punto di vista giuridico, non economistici. Dunque, Cita, poi io sono ingegnere, poi in qualche modo anche, nessuno è perfetto, perché di Cita mi pare dicesse una cosa un po' più, cioè non tanto che la concorrenza, a un certo punto ha detto il consumatore che vuole passare da un device all'altro lo deve fare velocemente, perché allora sì che l'offerta, lui lo legava più al potere di scelta, la libertà di scelta del consumatore, e lui dice: se poi questa libertà di scelta non è esercitabile concretamente, allora potremmo parlare di concorrenza quanto ci pare, ma se manca la libertà di scelta, sta concorrenza rimane formale, perché ci sono magari 1000 imprese sul mercato, però passare da una all'altra cozza un po' con la pigrizia del consumatore, che, ripeto, è quello... La concorrenza come autoregolatore della libertà di scelta, esatto, dell'operatore. È evidente che la competizione e la concorrenza è sana ed è importante che ci sia, però ricordiamoci sempre che il momento in cui è nata la tutela del consumatore è perché le norme sulla concorrenza non ce la facevano più. Diritto civile, articolo 2598 del codice civile, ha una clausola che rientra tutto quello che vogliamo noi, perché era la clausola della correttezza professionale. Cioè addirittura più atipico della concorrenza contro la correttezza professionale, perché nella correttezza professionale ci posso mettere tutto quello che sta capitando oggi. Ma il meccanismo tipico della concorrenza, dove è un imprenditore che dialoga o anzi è in belligeranza con un altro imprenditore, non funziona, perché sono interessi economici tra le imprese. Se si inserisce il consumatore, può essere che in modo contingente in qualche modo c'ha il paladino impresa che porta il suo consumatore, ma può essere no, pensate ai cartelli, alle concentrazioni, a tutta una serie di fattispecie invece dove l'accordo tra più soggetti, che potrebbe non essere anticoncorrenziale talvolta, a quel punto va a meno male l'interesse del consumatore. E poi, e questo è il tema in qualche modo che dà una dose di umanità ai Corom e all'autorità per le garanzie, che la percezione del consumatore nell'ottica della concorrenza, cioè del conflitto fra imprese, è tutta economica, si gioca tutta sul prezzo, soprattutto sul prezzo. E invece il consumatore è interessato al benessere, che è qualcosa che va al di là del prezzo. E alla fine, quando si va a fare il bilancio, l'impresa, sta parola benessere, no? Quanti hanno detto il PIL è la felicità, ma sono dei sognatori, perché poi alla fine il PIL invece sono quegli utili che portano eventualmente anche a rivedere le pratiche interne all'aggressività o meno delle proprie offerte. Tutto questo
questo sta dentro il mercato. Allora, quel tipo di consumatore potremmo dire che è una deformazione del consumatore, se lo si calibra soltanto sul fatto che pago un po' di meno e quindi già questo mi dovrebbe dare una piena soddisfazione. No, il consumatore è più complesso, ha bisogno di alcune comodità subito, vuole delle risposte subito, in altri casi invece è più meditativo. Non si può far leva solo sul prezzo, ma sulla qualità della prestazione. La qualità della prestazione potremmo dire che è qualcosa di intangibile, perché è soggettivo per gran parte, è difficile da inserire nei bilanci delle imprese. E nei bilanci quindi si va a mettere solo il costo. Allora, la tutela tipica tra le imprese nella concorrenza porta un pezzo di consumatori, un pezzo importante, che ovviamente sono i costi, ma non è tutto. L'altro bisogna che se ne fanno carico proprio le autorità che sono preposte a questo tipo di tutela. Grazie, grazie. Non so se c'è qualche domanda a volo, un minuto.